Ho visto vecchio, rimani là seduto. Non si muove da là. E voi regalatemi tutti i soldi. Fermate là. Metti da qua. Ehi, metti da qua. Tu assi bene, dammi i soldi. Fermati. Stai fermo. Non te muove. Stai fermo là. Oddio, ma che è una rapina? E te chi cazzo sei? Vieni, vieni. Dagli i soldi, amico mio, sbrigati. Sbrigati, dai i soldi, amico mio. Te la sfondo con testa, sbrigati. Vai, Sarò tutto, sarò tutto. Veloce. Stai per fuori. Dai. Tutto, vai, tutto. Vai. Sì, sì. Dammi i soldi, sì. Sbrigati. Ecco. E questi che cazzo sono? Sta fermo là. Non te muove. Che cazzo fai? Vai a terra, sbrigati. Allora, con me. Sto parlando con te. A te non mi ci metto, è un'umiliazione. Che fammi, spada? Spada. Guarda che finisce male, fidati. Guarda che se tu spari, da rapina diventa omicidio. Non fate lo stronzo. E sta attento con suo credetto, figlio mio. Che poi fate danno. Guarda che se ero tuo figlio ti avevo già sparato. Tu secondo me sei uno di quei coglioni che sta tutto il giorno al bar a mangiarsi la pensione. Avete finito? No. Perché? Che c'è ancora? L'orologio, dammi l'orologio. L'orologio. E qua c'è l'orologio. C'è altro? Andiamo, Walter! Ti sto per qua. Andiamo. Lo vedete? Che cazzo domande fai? Che è una rapina? No, è una puntata di un tenente Colombo, scemo! Ma che devo dire? Non è successo niente. Meno male. Meno male un cazzo. Tutto a posto. Fermate, papì! Iva, scendi! Scendi! Orta il nome potevi dirgli pure d'abitavo, no? Mi è scappato, perdonami! Non t'azzarda mai più a fartevi a dar pane! Che mi sta a fa', scena? Basta, mo! Che facciamo adesso? Portiamo a casa Iva e dopo andiamo al solito posto. I soldi steccamo quando si calmano l'acqua. E perché quando si calmano l'acqua? Perché comando io! E queste quando le buttiamo? Dai, amore, vieni. Dove vado? Che c'è? Dove vado? Che hai fatto? C'è andato tutto bene? Non è andato tutto bene. Vuoi vedere? Secondo te questo è incazzo da in bar? Con tutti questi soldi? Guarda che roba. Ah, te sto a venire a piacere. Dai. Allora, ho sentito qualcuno? Ho sentito qualcosa? Oh, guardami un po'. Dimmi. Ti sei tanto preoccupato perché ho fatto il nome tuo, Beh? Mi ha trattato come una merda. A momenti mi piglia a pizze. Hanno capito che quelli ne hanno denunciato un cazzo, sai perché? Perché? Molto dico io perché. Perché quel bar c'ha qualche impiccio sotto. Hai visto o no i soldi che c'erano dentro la cassa? Mo dimmi, secondo te, è normale che dentro un bar ci sono tutti quei soldi? Patrizia che dice? Patrizia che dice? Sta a casa, sta a controllare. Se ha il computer, il telefonino, trova qualcosa, che dice? Oh, ma che deve controllare ancora? Sono passati 2 giorni! Devo dividere l'incasso, ti sei scordato le regole? Eh? Se dovevamo dividere l'incasso, quando le acque si calmavano, le acque non si sono manco agitate. Che devo fare? Stiamo a parlare di tu spicci, Mica abbiamo fatto la rapina a Las Vegas. Devi stare calmo, devi abbassare la voce. Non te lo scorda mai che sta banda, sta in piedi grazie a me.
Le regole le ho fatte io e voi le avete accettate. Hai capito o no? Sta a chiamare Patrizio. Oh, Patri? Walter. Dimmi, Patri. Ti devo dire una cosa. Che è successo, dimmi? Sono spariti i soldi. Come ci stanno più i soldi? Hai capito? Namo, va! Sbrigati! I cotti li famo dopo! Namo! Te chi cazzo sei? Se non mi dici chi cazzo sei, sta casa ripittura col sangue tuo. C'hai tre secondi per dirmi chi cazzo sei e già sono passati due secondi. Abbassa la pistola. Sai, calmo, scusate se ho usato il trucco del malloppo scomparso, ma era l'unica maniera per farvi arrivare subito. E infatti siete arrivati. Nel frattempo che vi aspettavo, ho scambiato quattro chiacchiere con Patrizio. Gli ho spiegato la situazione e lei, da persona intelligente, si è messa a disposizione. Questo era quello che stava nel bar. Il tuo amico c'ha ragione. Sì, ma momo, devi dire chi cazzo sei. Tu devi parlare soltanto quando piscia la gallina. Ti ho detto il mio nome, lo do soltanto alle persone intime. Tu per adesso sei un estraneo. Walter. Per voi io mi chiamo soltanto Cagliostro. È chiaro? Ora stai calmo, dimmi. Alla videoregistrazione della... La videoregistrazione non significa niente. Non vale niente. Voi sapevate che il bar era videosorvegliato e vi siete messe le maschere. È chiaro? Però soltanto con quelle maschere ci aggiungo il vostro nome e cognomi e le do qualche sbirro di mia conoscenza. Ecco che diventa tutto reality. Ora ci vogliamo sedere, ci calmiamo e parliamo. E se per caso mi dovesse succedere qualche cosa oggi qui, non sarebbe una grande disgrazia, una grande perdita. Però oltre a me, tuo padre, un fornaio, scompare, lo sa perché? Perché Mirko lo zingaro, lo va a prelevare, ammazza Iddo, poi viene con gli amici e vi viene a sparare nel buco del culo a voi e la pallozza le ve lo fa uscire dalla bocca. Per quanto riguarda invece tu, che sei, diciamo, la persona, diciamo, più professionista in questa specie di banda, vale la pena farti ammazzare per colpa di stupro psicopatico. Patrizia invece che appartiene alla buona famiglia. Questa buona famiglia, se mi succede qualche cosa oggi a me, muore, lo sai perché? Perché è saltenata per una fuga di gas. Lei, tutta la famiglia. Mi sono spiegato. Vale la pena adesso fare un assaggio invece quando potreste guadagnare 200.000 euro. Fatemi una domanda e datemi una risposta. Raga, io non so chi sia, ma uno che viene qua solo e disarmato non sta bluffando. Deve trattarsi di un pezzo da 90. Sentimo che vuole. Ha parlato di 200.000 cucuzzi. Sentimo che vuole. Avete partorito? Avete riflettuto? Ora vi racconto una bella favoletta. C'era una volta un terzetto che siete voi tre, che si accontentavano di fare piccoli colpi e piccole indagini. Però questo terzetto una volta ha sbagliato, è andato a rubare a casa di un ladro, è andato a rubare nel bar di zio Cagliostro. Ora dell'incasso a me me ne fotte una minchia, per carità, perché il bar mi serve come copertura, perché io traffico in preziosi. Voi avete presente, mi sapete dire qualcosa sulla giada verde? La giada verde? Vale 100 volte più dell'oro. Bravo, vedi le donne, quando si tratta di prezioso sono sempre preparate. La giada verde vale sul mercato 2.000 euro al grammo, picciotti, 2.000. In una casa, bellissima casa che sta a pochi,
a poche ore da qui, diciamo, nella verdeggiante Umbria, c'è una giada conservata del valore di 2 milioni di euro. Allora, so che io ho pensato una cosa. Questi cagnomi vanno là, la vanno a pelavare e me la poetano. Le piace la favoletta? Ci piace, sì. Benissimo. Siccome sogno all'antica, io uso i pezzini. Qua c'è l'indirizzo. Oggi è venerdì. Voi vi mettete in macchina, vi fate 2 ore e mezza di macchina, andate in questa bella casa. Fate il sopralluogo, fate le foto, ragionate su come fare il colpo. Domenica ci tornate, prelevate la giada, lunedì venite e io vengo in piccio. Ma zio Caglio, ma la posso fare una domanda? Devi farlo. Ma perché dei tanti giganti che c'è vicino hai scelto noi tre che siamo tre gnomi? Fammi capire sta cosa. Lei ha messa curiosità. Bravo, una domanda che me le torna disposta. Prima perché voi siete incensurati, invece i miei uomini no. Se per caso vengono bloccati un posto in blocco in Umbria, salta tutto il colpo. Secondo, come ti sei mosso alla rapina al bar, mi sei piaciuto, sangue freddo. Poi mi è piaciuto come hai messo a posto il tuo compare. E sta giada dove sta? Dentro una cassaforte? Dove deve stare? Non ho barattolo di caffè? Non ho barattolo di bicarbonato? Che minchia domande fai? In questa villa c'è soltanto un vecchio cinese. Quando arrivate là, mettetelo a posto se fa resistenza, ma non ammazzatelo. Preferisco niente anziché farmi 100 anni in galera, è chiaro? Se qualcosa dovesse andare storto, se qualcuno ci scappa un nome o qualche altro invece ci scappa il grilletto facile, ciò Cagliostro si tira fuori e non potete dimostrare un cazzo di me. È chiaro il concetto? Mi perdoni, se lei si espone così con noi deve per forza essere una persona seria e motivata. Ma posso chiederle, senza mancare di rispetto e di fiducia, come fa ad essere certo che là ci sia così tanta grazia ad attenderci? Generalmente io queste risposte e questa soddisfazione non le do. Però visto che la tua bellezza è superata soltanto dalla tua educazione, ti do soddisfazione. Ti ho detto poco fa, gioia mia, che io nella vita commercio in preziosi, ma non sono il solo. Un proprietario della villa fa lo stesso, è commerciante dei preziosi. Ora, 3 mesi fa io avevo commissionato e pattuito con una cifra una bella giada e il mercante di Hong Kong me la doveva portare, soltanto che il cornuto da un proprietario da villa me l'ha soffiato sotto il naso perché ci ha dato il doppio. Io ho perduto la giada, un commerciante di Hong Kong ci prendeva la lingua perché ci aveva tagliare. D'altra parte, dimmi una cosa, uno che non mantiene la parola, la lingua che minchia ci sente, giusto? Per concludere la favola, il bottino che avete fatto voi al bar me lo tenete come acconto, va bene? E poi stavolta vi faccio io una domanda, ma a quanto vedo voi commerciate, che faccio, mobile, scaffale, seggi, orologi? Qual è la cosa più precisa che esiste nella vita, nel mondo? La muerte? No. È la cosa più sicura. La cosa più precisa è il tempo. Il tempo scandisce le ore, i minuti e i secondi. Con tempo e capaglia se maturano i zoebbe, ci disse sul cianuce, dammi tempo. Cate spettoso. Bella. Ascoltate, tanto per chiarire, non è perché avete fatto il nome di Walter che vi ho scoperto. Sono state le maschere. Sapete perché? Perché quelle maschere voi le avete comprate in un negozio di mia proprietà. Sono andato a vedere la mia gestazione e vi ho riconosciuto. Capito? Voi potete dire una pura coincidenza. Ma io sono siciliano, alle coincidenze, alle casualità io non ci credo, no. Io credo alle cospirazioni. E ricordatevi una cosa, la mattina quando uno si alza all'alba e scrivetevi in locca, il destino si alza sempre mezz'ora prima di noi. Ho detto tutto,
E ho detto troppo. Buon lavoro. Latin Swiss, you know, JG's back, Medellin one time, aye, brrrr, yeah, what, brrrr. Muchas veces me pregunto qué quiero decir, si es por lo mucho que yo tengo por tu convenir. Bien estado familiar parece todo natural, me hace sentir un criminal como si tú fuera normal. Alabado tú, mi señor, lleno de dinero, vales un millón y más primero. Number one, número uno, como usted a este mundo no existe ninguno. Bravo, yo a ti no te alabo, tu bajo contenido no merece ni un centavo. Un poquitino me la acabo, chao, te presento el babo. Parece que a todo el mundo se le está quemando el rabo. Siempre con la misma historia que un clavo soco otro clavo. Y yo salgo pa' la calle pa' ver cuál de tu a me clavo. Yo de nadie soy esclavo, pa' la mierda con tu estado. He vivido muchas cosas que no habrán imaginado. Eres como el bacalao, tienes el culo salado. Si te tengo a mi lado me siento como rayado. He tenido contrincantes y a todos los he matado. Este nano hijo de puta siempre está arrebatado. Yo la vivo relajado, me dicen que soy picado. Pero de tu falsedad siempre he estado indignado. Lo bueno que aprendiste es porque yo te lo he enseñado. Cuando habla el maestro mejor quédate callao. Ajá. Allora? C'è il cinese e pure il giardiniere. Mo' sbriga da andartene. Ok. Senti una cosa, ma perché hai lasciato a casa Ivan? Te te preoccupa. C'è sta a risolvere una cosa per poi esce il culo. Mo' vattene, sbrigati. La papà sta prendendo l'aereo. Ci vediamo domani, così ti porto in centro e ti faccio dei regalini, ok? Dai, papi, portami tanti soldini. Lo sai che mi piacciono le cose firmate. Accetta sto lavoro e portami tanti, tanti soldi. Va bene, ci vediamo domani, ok? Un bacione. Dai. Grazie, mo. Mo che c'è stato padre mi sento molto più tranquillo. Ha detto che viene e ci volevo venire pure io. Lo sai che valgo 100.000 volte quello che valgono Patrizia e Asia messe insieme? Lo so, ci puoi giurare. Amo, ma non è che ammazzi qualcuno? Che cazzo sei, di chi devo ammazzare? Amo, che ti farei quando mi dici queste cose? Mi piace quando fai il criminale. Te amo, grazie. Fagli vedere chi sei e torna ricco. Ti preoccupa? Giada o non Giada, io svaligio tutta casa. E è qua. Bruno. Thank you.
Allora, la situazione è questa. Dentro al casale non c'è solo il cinese. C'è sta altra gente. Ma noi non ce ne frega un cazzo. Entriamo e li mettiamo a dormire tutti. Poi se abbiamo la giada se ne andiamo. Senza far troppi casini. È chiaro? È chiaro? Piamo a giada, la portiamo a Cagliostro. E se intascamo i 200.000 euro. Chiarissimo. Adesso dimmi perché hai chiamato quella. Mi rispondi? È giusta per quello che dobbiamo fare. Non c'ha paura di niente. Pure Alex è un bel acchiappo. Cazzate, la verità è che tu sei ancora innamorato di lei. Per farla rosicare ti sei messo con me, vero? Falla finire per il cazzate. E non fa gelosa. Dopo ne parliamo. Mo sta zitta. Dottor Manni? Sì, sono io, Walter. Piacere, sì. Qui c'è l'incartamento della ricerca sulla giada verde che lei mi ha commissionato. C'è anche la fattura, sono 250 euro. Ma è roba di valore? Di inestimabile valore. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, maestro. La legna nella rimessa sta finendo. Che faccio? Ne compro un quintale? No. Non uso più cammino. Neanche termosifone. Non ordinare nemmeno gasolio. Ricordi quando ti dissi che forse a breve non avrei più potuto tenerti in servizio? Meglio che inizi a cercare altra sistemazione. Mi spiace davvero, Bruno. Credimi. Dispiace più a me. Non sono abituato a stare da solo. Barbara va via anche lei?
Yan Lu Wang. Il tuo amico a cotte zampe, Jet Li, ti saluta. Oggi sono stato a trovarlo. Mi ha detto, Dio Sofia, che le voglio tanto bene. C'era un bel sole, proprio come in questa foto. Lo so che mi senti. Non col corpo, ma con l'anima. Siamo arrivati, aspetta il segnale di Alex. Voi due, regà, forza con me. Te la usai quello che cazzo ti fa. Mi raccomando, fate solo quello che vi dico io, non se potremo sbagliare. Forza, andiamo. Prendi con l'auto.
c'è una novità. Che succede? Andrò via. È un peccato. Mi ero abituata alle tue attenzioni. Sta zitto e fammi strada. Muoviti. Muoviti. Che volete? Qua le domande le famo noi. Capito? Oh, vedi chi ci sta. Vieni un po' qua a te. Ah, vedi, mancavi solo te all'appello. Via qua. Comincia a mettere seduto. Ma se sto a parlare con te, seduto! Avevo morito tutta la famiglia. Se fate i bravi non succede niente. Voi nate, lo sapete quello che dovete fare. Spaccamo tutto, come ha detto il Siculo. E il Siculo sta a Roma, qua come a noi. Nate. Che a questi ce penso io. Seduto. Seduta. Ho guardato dappertutto, non ho visto niente. Manco io. Deve stare da qualche altra parte per forza. Continuiamo a cercare. Niente, non avevamo trovato un cazzo. Non mi piacciono queste risposte. Ah va, se ci stanno sta di sopra. Però dalla finestra ho visto alcune porte che ci potrebbero interessare. Allora andate fuori, che ho visto che è pieno dei capannoni. Veloci, sbrigatevi.
Do cazzo sta sta cassaforte? Mai avuto. E forse troverete un po' di soldi nel barattolo del caffè in cucina. Non mi piace per culo. Pure mia nonna teneva i soldi dentro al barattolo, ma non abitava dentro una villa del genere. Le apparenze ingannano. Mi ascolti, io ero ricco, ma ho speso tutto per mia figlia. A me non mi interessa la vita tua. Voglio solo sapere dove sta la cassaforte. Mi può anche gambizzare, ma la cassaforte non c'è, no. Mi piace far duro. Pure a me dedica la verità, una categoria che rispetto. Ma stasera ne è aria, fidati. È inutile che cercate, qui non c'è niente. Guardatevi attorno. State solo perdendo il vostro tempo. Ma te chi cazzo t'ha detto che può parlare? Eh? Ti piace far duro, Cine? Mo gioco io. Uno. Due. Vatte! C'è sta una porta blindata qua fuori che non si vuole aprire. Mi sa che dovresti venire a dare un'occhiata. Rimani qua con questi. Mo se la fa male di noi dal cinese. Forza. Ma che cazzo sta succedendo? Niente, non succede niente. Sii buono, dai. Io vado. Non dove vai? Ma vieni qua, sta ferma, sta. Che sei proprio scema. Mia figlia. Ma è vivo o morto? No, lasciatela stare. La cassaforte è nella cantina. Resta qua. Se questo fa una cazzata, te mando uno squillo e spara sta troia. Nave! Cercano. Cerca, cerca. Ve l'ho detto, non c'è niente qui. Siete nella casa sbagliata. È inutile che cercate. Non troverete niente. Oh, ma sei anche un intenditore di quadri. Oh, non lo sapevo. Una piccola informazione. I quadri si guardano dal davanti, non da dietro. Ancora parli, eh? Devi star zitta! Non troverete niente.
te. Fa una cosa, va. Legala! Non ci senti? Legala! Legami, Bruno, legami. Ascoltalo. Legami. Sono pronta. Mi dispiace. No, mi fa piacere. Stringi forte. Stringi, stringi. Fammi male, Bruno, dai. Vi siete messi contro la persona sbagliata. Te devi star zitta! Dove cazzo vai? Comincia a darmi il portafoglio, va? Allontanate. Dove cazzo vai, stronzo? Walter, chi glielo dice? Ma la vedo io. Fammi entrare. Lì dentro. Ti sei spaventata per poco? Non sei più quella con i nervi freddi. Senti, è inutile che mi provochi, tanto lo sai che non ci casco. Ho fatto la stronza con l'uomo mio. Lui c'è cascato e mi sono fatta da parte. Hai avuto quello che volevi. Ma a mo non mi pare nel luogo, nel momento di iniziare a fare la stronza con me. Ma questa che cazzo è?
Dai, forza, vallo a dire agli altri. Che troia. Prima che te incazzi, per coglione è scappato, gli ho dovuto sparare. La puttana l'ho messa a dormire. Che cazzo hai fatto? State calmo, te posso spiegare, c'era pure Alex. Dove sta? È morto. Abbassa sta pistola, far bravo, per cortesia. E se è morto sparo io? Ragazzi, che basta un po'. Diamo quello che c'è da prendere e andiamosene. È chiaro? Oh, è chiaro? Io vado fuori. Regà, abbiamo trovato la Giada. C'è la Patrizia, sta nella stanza della morta. Vado a vedere se in giro c'è qualche contante. Che hai fatto? Rispondimi, Padri! Che hai fatto?
Rispondimi! Ma che cazzo te? Che cazzo te non sei? Dalla morte non si torna uguale a prima. Quando la vostra scienza ha fallito, ho usato la mia. I dottori non le davano più speranze, e allora me la sono riportata a casa e le ho dato il sigillo di Yan Lo Wang, guardiano degli inferi che decide chi torna in vita e chi resta morto. A questo può arrivare il dolore di un padre. Ad evocare l'inconoscibile, perché sua figlia continui ad esistere anche da morta. Ma ora che avete torto il sigillo, è diventata un demone affamato di morte. E l'unica maniera per fermarla è ucciderla tra i morti. Chi sei? Per voi sarei un medium. Ma nella mia cultura il concetto è molto più complicato. È inutile spiegartelo, sei un barbaro ignorante. Ma non lo capisco del tutto, io nemmeno. Mi limito ad obbedire all'arcano. Ma le mie facoltà sono state indebolite dall'età e dall'odissea di Sofia. Altrimenti avrei capito subito che siete burattini di Cagliostro, mandati a morire. Cosa? Cosa? Lui non vi ha detto cosa ha imparato quando venne qui con sua moglie a trattare sulla Giada. No, no, no che non ve l'ha detto. Sei Yang? Signor Hong, andiamoci che siamo venuti a trovarla, perché dobbiamo chiarire alcune cose. Se lei non sapeva dell'accordo che io avevo già preso con l'uomo di Hong Kong, adesso lo sa. Ed è questa concorrenza sleale fatta verso la mia persona. In altri momenti ce l'avesse fatto pagare con sangue. All'epoca ero scapolo, adesso sono sposato e diciamo che il mio carattere si è addolcito un poco. Sono sicura che Mr. Quei Chi Hung ignorava totalmente la tua prelazione su quella giada. E quando ha offerto quell'enorme cifra al mercante di pietre, costui si è ben guardato dal dirgli che c'eravamo prima noi. Alla luce di ciò, Mr. Hung ci rivenderà la giada per la cifra che avevamo pattuito con quel disonesto. Vede. La mia compagna, mia moglie, è buona di cuore. Non vedi il marcio della gente, capito? Diciamo che lei è convinta che accetterà di perdere i soldi in più con i quali mi è stato soffiato l'affare. D'altra parte, signor Hong, parliamoci chiaro. La cosa più importante è vivere, campare. Se mi sta velatamente minacciando, è tempo perso. La morte. È l'ultima amante che tutti incontreremo prima o poi. Vivere in eterno
sarebbe noioso. Cristo mi ha fatto sua, dal suo punto di vista, per ciò che riguarda me, io sono felicemente sposato, non c'ho bisogno di prendermi la morte come amante. E poi soprattutto io voglio campare assai, ma non assai, di più. Avete figli, signora? Ah, purtroppo il cielo non ha voluto. Non se ne dolga troppo, signora. A volte la gioia può diventare un dolore insopportabile quando vede il sangue del tuo sangue divorato da un tumore e non puoi farci nulla. È quanto sta accadendo a mia figlia Sofia. Sta morendo lentamente. Signor Anco, questo ci dispiace. Ma che cosa c'entra con l'affare? Quella Giada può aiutare Sofia a guarire, o almeno a continuare ad esistere. Antiche superstizioni cinesi come la Grande Muraglia. Ma la mia fede in esse le rende reali. Ecco perché non potevo rinunciare alla Giada, pure sapendo benissimo del vostro accordo. Lo sapendo dell'accordo lo sapevo. Te l'ho detto, tu sei ingenuo. Avrei usato ogni mezzo per sottrarvelo. Ma sono disposto a compensarvi, regalandovi questa tenuta, che non posso più permettermi di mantenere. È vostra. Se rinunciate alla pietra. Per voi è solo business, ma per noi la Giada di Yan Luang è ben altro. Siamo un popolo molto superstizioso. Già questa superstizione è dopo. Beh, questo ci accomuna. Anche noi siamo molto superstiziosi. Io, ad esempio, credo nello scioglimento del sangue di San Gennaro. Mentre mio marito dice sempre, di vieneri e di martiri non si vieni e non si parti. Porta male, secondo i siciliani, viaggiare in quei giorni. Essere superstiziosi è una cosa. Passare per fesso è tutta un'altra cosa. A me che lo dice che la storia di sua figlia è vera. Diciamo che la mia parte di uomo siciliano ci può anche credere, ma la mia parte di uomo d'affare crede soltanto a quello che vede. E se le faccio vedere? Vuol dire che prima di decidere, vedrò due volte. E sia. Seguitemi. Seguiamo. Creatura. Ecco la Giada. Io non me la sento di levargliela, cosa facciamo? Vabbè, se non te la senti tu, lo faccio io. Vi prego. Vogliamo scendere giù e concludiamo gli affari? Andiamo. Andiamo. Se il destino di quella ragazza è quello di vivere come un vegetale, allora è meglio mettere un fine a quella sua inutile esistenza. Non so se ci siamo spiegati. Lo dico per il vostro bene, non fatela. Al nostro bene ci pensiamo noi, riprendendoci ciò che ci era stato promesso. È gratis. Barbara, vuoi appena la Giada? Che gli hai fatto? Barbara, che gli hai fatto, pezzo di merda? Che gli hai fatto? Se mi spalla, lei muore. Sparisca con i suoi soldi. Sua moglie resterà qua a garanzia di Sofia. Decida! Me ne vado. Ma non finisce qua. Ti
sentito la mia parola. Non finisce qua. La Giada non è un fine, ma un mezzo. Un mezzo per richiamare dall'aldilà coloro che amiamo. Ma non so neanche perché ti racconto tutto questo. Oh, forse solo perché mi fai pena. Tu sei uno di quei vermi che vivono senza capire perché sono nati. Ma almeno ora capirai perché stai per morire. Vai avanti te. Dimmi che ti voglio bene. Fame, vuoi sparare un'altra volta? Te lo vedi che è un vizio? Ma Alex non sta! Non ti preoccupare, Alex, che quello sta bene. Mo' te lo vado a prendere. Andate a pia la macchina, che se ne andiamo da sto posto del cazzo. Andiamo. Sbrigate, metti in moto! Ma Patrizia andò sta! Lo dico dopo, mo damosi! Ma che vedo cazzo sta! Mo! Oh, ha preso Alex o Patrizia, sono due cose, eh! Vabbè, da mai visto la tua, che la mia scarica! No, mica vuoi tornare là dentro da solo! Tu devi restare qua, non voglio che te la rischi! Vabbè, se non me la fossi già rischiata, saresti bello che morto! Fammi una cosa, va a cercare Patrizia, pensa all'altri due! Ma l'altro dove stanno? Non lo so, andiamo a cercare ste chiavi. Asia, è qua, guardami. Ti vuoi dire una cosa? È da questo che stiamo scappando? Non ti muovi. Resta qua, non ti preoccupare, ci penso io. Ma porto dietro io. Thank you.
Dovevamo ridere morti. È morta tra i morti. E la seconda volta te servo il culo. Riazzardati a dire che non ti voglio bene e ti faccio la stessa cosa, te lo giuro. La prossima volta sputami in faccia. Ma sta zitta, Davris. Sta vicino Alex. È vivo allora, ha trovato? L'ho trovato. Ma è morto. Manca solo Ivan, quindi. Sei proprio un pezzo di merda. Siamo venuti a fare una rapina milionaria, t'attacchi a due spicci. Non vali un cazzo. Che ruba galline che sei. Lo sai che è? Che m'hai proprio rotto il cazzo! Tu fai il coatto ogni volta che c'è una troia di mezzo. Te lascio qua da sola. Sei ferita, ti serve in ospedale. Che puttana, sono ferita, non sono ancora morta. Ti prego, vai e riprendi quella cazzo di pietra. Vale troppi soldi, ci voglio rinunciare. Ti prego, Walter. Walter, sono morte troppe persone per quella cazzo di pietra, ok? Valla a prendere. Se non lo fa per te, ti prego, fallo per me. Entra. Forza. Aspetta. Oh, cazzo. Ti piede questa. Lasciare perdere. Non mi avete ascoltato. Non era cosa per voi. La Giada non sarà mai tua, perché la Giada è mia, è mia! È mia la Giada! Però adesso la finiamo qua. Walter? Stavo preoccupata.
tutto se bello. Mi servo da un'altra volta. L'hai trovato? Cioè, io non ti preoccupare. Oh, pensavo a te. Pensavo a te. Sto buono. Ah, va. Un sacco di freddo, non mi sento più le gambe. Fa qua la faccia. T'ho già detto, non ti lascio da solo. Non mi lascio da solo, mo. Non mi lascio da solo, mo. Ti prego. Ti prego, non mi lascio da solo. La chiamano, mo. Vuoi vedere che c'ha ragione, Patrizia? E sei gelosa. Che ci penso? Non mi hai mai detto di amo manco una volta. Mo te lo dico, mo te lo dico. Che ti costava dirmi? Te lo dico, mo. Ti amo, te lo dico adesso. Ma non mi lascio da solo. Asia, non mi lascio da solo. Ti prego. Asia. Asia. La giostra! Un colpo solo, Caglio! Agliostro, Laura è finito che qua. E a Ciappia, poi te lo spiego. Ok. Ciao.
E io stroia qua. L'aspettavo io. Eccolo l'infame. Lo sapevo che bleffavi quando dicevi che sei qualcosa no, storto. Sparivi e non ti piavi nemmeno accia. Che è successo? E che è successo? Ti ho detto che sei un infame. Ci ho mandato all'inferno. Ci ho mandato all'inferno senza dirci chi c'era, ma che fa? Speravi che i gnomi ti portavano una giada senza scoprire un cazzo. Oppure che schiattavano non sia mostri pure. E beh. Tu mi fai più di quello che sono. Sì. Effettivamente qualche cosa più di voi sapevo. Ma non mi aspettava tutto sto casino. Sei ferito, no? Non vedi? Eh sì. In tutto questo mia moglie dove? Stanno l'altro, è morto. È morto? È morto. Chi è stato? Che l'ho ucciso? Secondo te chi è stato? Sono stato io. Quindi tu ti asciugaste a mia moglie? Lo sai perché dito? Perché io sono un infame. È vero. Fame, lo sai perché? Perché quella non è mia moglie. Quella era una mia socia d'affari, più cattiva di me. Voleva la giada quanto me. Mi hai fatto un favore. Ti ringrazio. Mi hai tolto la concorrenza. Cazzo di riti. Guarda, guarda. Guarda. La giada. C'ho io. E dai! I soldi tuo cazzo stanno. I soldi? Ma io sono un uomo di parola. Qua ci sono i soldi, tutti a pezzi dei 500. Ma perché mi ho ammazzato? Perché tu posso il cervello dal tetto. C'hai la monnezza. Ti ho detto perché mi ho ammazzato. Lo sai la cosa più precisa che esiste nella nostra esistenza, qual è? Il tempo. Il tempo è inesorabile, cammina, cammina sempre, non si ferma mai. E ci vanno d'accordo soltanto quelli che parlano il suo stesso linguaggio. Io sono un uomo fuori tempo, Walter. Sono uno all'antica, con i miei principi. L'onore, il rispetto, la parola. E tu per due volte mi hai mancato il rispetto. La prima quando sei venuto al bar a casa mia a fare la rapina, tu e l'amica tua. La seconda, perché non hai mantenuto la parola. E adesso paghi il conto, tutto. A me non me ne frega un cazzo di morire io. Guardate attorno. Guardate attorno. Sono morti tutti gli amici miei. È morta l'unica amore della vita mia. Lo sai che c'è? E sono stanco. Fammi una cosa, ti prego. Ammazzami. Ammazzami che io... Fa una cosa, sparami in testa. Ti servo subito. Sparami, meglio. Perché qua finisce il tuo tempo. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Al tradimento, come i cornuti. Che pezzi di merda depravati. Cosa ancora un cuore. Ma tu non eri morto. No. Ma ne eri... Il giardiniere? No. Neanche quello. Tu... devi decidere da che parte stare.
Spadaci. Ammazzalo. Ammazzalo. Pezzo di merda, spara! Benvenuto all'inferno.